Ragazze, oggi sono qui per raccontarvi una figuraccia che ho fatto. Allora, ieri praticamente stavo lì a scuola, perché ovviamente frequento scuola come ognuna di voi, cioè anch'io ho 15 anni, anch'io sono adolescente, anch'io vado a scuola. Stavo dando un tema alla professoressa perché volevo un suo consiglio, un consiglio esterno da persona e da professoressa. Saliamo le scale, perché ovviamente io non sono una matta che va in giro per tutta la scuola con un quaderno perché deve dare il quaderno alla professoressa, sennò ti dicono chi cerchi, lo do io, no? Io invece volevo farlo personalmente e anche per questo non l'ho portato dietro. Quindi incontro questa professoressa mi ha detto, me lo vuoi dare? Ho fatto sì, ce l'ho sopra. Fa, ok, poi mi presenta a un primo che io devo istruire, diciamo, perché io sono in secondo e chi inizia il primo ha bisogno, diciamo, di una mano a capire com'è la scuola. Io, dovendo istruire questi ragazzi, prima mi presenta ai ragazzi da istruire su dubbi, professori più simpatici, meno simpatici, quelli con cui possono scherzare di più, quelli con cui possono scherzare di meno, insomma, queste cose qui, no? Che conoscete già. Scusate, dove lo sto. Saliamo le scale. Mentre salivamo le scale, stavo esattamente a fare questa cosa, no? Tipo in verticale stanno le scale di scuola mia. Sono quattro rampe, che in realtà sono due piani. Salgo queste quattro rampe, tipo la terza rampa, mi scontro contro quella di religione. Perché praticamente salivo la scala e avevo la mano al muro. La professoressa passa addosso, staccata al muro, io faccio esattamente questo movimento sulla sua. Sul suo stomaco. Che figuraccia, ragazzi, non potete capire quanto io sono vergognata. Però la professoressa mi ha detto: stai attenta. Io, sì, prof, lo so, sono un casino. Vabbè, poi ho consegnato questo quaderno e oggi la professoressa mi arriva e mi fa: ovviamente, la professoressa a cui avevo dato il quaderno, non quella di religione. Arriva e mi fa: bello, Ludovica, molto bello il tuo racconto, sì, perché è molto personale, e anche molto riservato, esprimi bene le cose. Io dico, grazie, prof, grazie, grazie. Incantata per tutti i commenti positivi che mi hanno fatto. Comunque, non immaginavo piacesse così tanto alla gente il testo che avevo fatto. Va bene, questo è tutto. Io sono Ludovica e questo è il mio nuovo canale di YouTube. Parleremo di adolescenza e tutto quello che volete. Il prossimo video si svolgerà venerdì prossimo. Io, quando è che vado a Milano? Il 19 e il 20 sono a Milano, Expo. Chiunque volesse incontrarmi, fare una foto con me o qualsiasi altra cosa, mi trovate lì a fare le file con la mia famiglia. A questo punto io vi mando un bacione d'amore, aspetto un vostro commento qui sotto nei commenti. Su Instagram sono Ludovica Bombaggi tutto attaccato, su Twitter sono chiocciola Ludovica Bombaggi, su Facebook sono Ludovica Bombaggi con la foto di Clara Alonso. Vi aspetto che mi seguiate, ho anche una pagina, si chiama Ludovica Bombaggi e c'è una ragazza bionda con un cagnolino, quella non sono io. E se mi seguite mi fa piacere. Bene, un bacio, alla prossima!